Buongiorno, sono Nicolò Amore, sono docente di diritto penale presso l'Università di Pisa, città dove ha sede anche lo studio legale che vedete qui alle mie spalle, e svolgo la mia attività di ricerca postdoc presso il Laboratorio dei diritti fondamentali del Collegio Carlo Alberto di Torino, diretto da Vladimiro Zagrebelsky. La questione che sono stato incaricato di affrontare oggi si inserisce all'interno del più ampio tema della dicotomia, o per dirla con Bobbio, della grande dicotomia tra diritto pubblico e diritto privato. Dicotomia che è ormai da tempo in forte crisi. È una tematica questa che, oltre ad avere un indiscutibile rilievo teorico generale, su cui purtroppo non ci potremo intrattenere più di tanto, e ai più curiosi consiglio tra gli altri un recente volume del professor Bernardo Sordi, Diritto pubblico e diritto privato, una genealogia, questo è il titolo, ed è edito da Il Mulino. Dicevo, oltre ad avere un rilievo sul piano teorico generale, ha questa tematica ha anche importanti ricadute applicative e in effetti è proprio da queste ricadute applicative che si possono cogliere quei sintomi della crisi che ha investito questa pretesa distinzione a priori del diritto. Limitandoci alla materia penale, pensate solo all'intreccio che si è venuto a creare tra i modelli organizzativi imposti dal decreto 231, ipoteticamente diretti soltanto agli enti privati, commerciali, diciamo meglio, e i piani anticorruzione della cosiddetta legge Severino, pensate invece per le pubbliche amministrazioni. Ebbene, questi due sistemi in realtà si intersecano quando si ha a che fare con società in controllo pubblico oppure con fondazioni e enti di diritto privato in genere che però intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione. La situazione crea evidenti problemi di coordinamento, peraltro non sempre facilmente risolubili, e soprattutto genera un aggravio di costi economici e gestionali per le persone giuridiche che sono chiamate a implementarle entrambe. Ma il tema oggi è, se vogliamo, ancora più rilevante e decisamente più spinoso. Oggi, infatti, cercherò di affrontare con voi i nodi problematici di due norme definitorie su cui dottrina e giurisprudenza dibattono sin dal loro esordio nel codice Zanardelli. Due norme che, tra le altre cose, rappresentano il presupposto essenziale per l'applicazione di tutta una importante serie di reati, quali quelli dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Sto parlando delle cosiddette qualifiche pubbliche. In effetti, quello delle qualifiche pubbliche è un vero e proprio rebus e nel tempo che abbiamo a disposizione proverò a ricostruirne le ragioni, proponendovi anche dei percorsi ermeneutici che potrebbero restituire maggiore chiarezza ai presupposti applicativi del titolo secondo, almeno nei limiti del possibile. Per prima cosa, ho pensato di fornirvi un sintetico quadro storico concernente l'esordio e l'evoluzione di queste qualifiche, per poi soffermarmi sui contenuti tecnici della disciplina attuale e sulle applicazioni giurisprudenziali più significative. In chiusura proverò a presentarvi un'interpretazione alternativa rispetto a quelle sinora proposte, cercando di verificare con voi perché potrebbe valere la pena almeno di discuterne. Dunque, cominciamo col dire che i delitti contro la pubblica amministrazione sono stati introdotti nel nostro ordinamento a causa dell'influenza esercitata dalla codificazione francese del 1810, codificazione che è penetrata nella nostra penisola a seguito della ben nota campagna d'Italia di Napoleone Bonaparte. Questo nuovo approccio normativo ha segnato il distacco dalla lunga tradizione del crimen lese maiestatis, proponendo in sua vece una tassonomia ispirata alla teoria monteschiana della divisione dei poteri, che cerca dunque di dar risalto a fattispecie meglio caratterizzate e classificate sulla base della diversa natura delle funzioni dello Stato apparato che vengono aggredite. Coerentemente, perciò, sin dal codice Zanardelli si inizieranno a separare i delitti contro la pubblica amministrazione da quelli contro l'amministrazione della giustizia ed entrambi da quelli volti più in radice a attentare all'esercizio delle prerogative sovrane. Tuttavia, a dispetto di questa opzione classificatoria, apparentemente netta e puntualmente delineata, i delitti contro la pubblica amministrazione manifestarono presto un programma di intervento decisamente più ampio rispetto a quello fatto intendere dall'intitolazione.
A ben vedere, infatti, sin dall'origine questi reati vennero ricollegati non già all'esercizio della specifica funzione amministrativa, bensì a quello di non meglio precisate funzioni pubbliche, per replicare la dizione dell'articolo 207 del Codice Penale Zanardelli. In tal modo si iniziò a ipotizzarne l'applicabilità a una ridda di soggettività differenti, tra le quali anche gli appartenenti all'ordine giudiziario e, con non poche polemiche, i membri delle due Camere legislative. A conti fatti, dunque, i delitti contro la pubblica amministrazione si trasformarono, o meglio, si ritrasformarono rapidamente, nei delitti contro delle generiche entità pubbliche, o meglio ancora, contro gli impiegati nell'apparato dello Stato, centrale o periferico che fosse. Questo è tanto più vero se si considera che nella legislazione complementare, il novero di categorie equiparate crebbe rapidamente a dismisura, finendo per includere figure come i medici condotti comunali o, per certe ipotesi di reato, anche gli agenti di cambio. Al netto delle sue problematiche, l'impostazione che ho sinteticamente descritto, di matrice liberale e radicata in una concezione evidentemente repubblicana dello Stato, è stata fatta propria anche dal codice penale fascista del 1930, che l'ha però strumentalizzata a fini repressivi. Nello specifico, in ossequio all'impostazione verticistica propria dei regimi totalitari, la categoria dei delitti contro la pubblica amministrazione venne ripresa e inserita immediatamente nel titolo secondo del libro secondo del Codice Rocco, subito dopo i delitti contro la personalità dello Stato. Al suo interno poi si diede risalto a una distinzione che era già valorizzata dal Code Napoleone, distinguendo quindi in due capi gli illeciti commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione da quelli realizzati dai privati. Ora, tra le diverse accezioni disponibili, il codificatore fascista optò per una nozione particolarmente estesa di pubblica amministrazione, capace di accogliere al suo interno e indifferentemente tutto lo spettro di attività imputabili allo Stato o a altre entità pubbliche. Si ripropose, insomma, una categoria generica e onnicomprensiva di soggettività pubbliche, funzionale stavolta a quell'idea di difesa del prestigio riconosciuto e dovuto a chiunque operasse negli enti esponenziali della comunità e dunque al servizio ultimo del partito sovrano. Gli articoli 357 e 358 infatti stabilirono essere intranei alla pubblica amministrazione tutti coloro che appartenevano o che comunque esercitavano una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, o che comunque prestassero un pubblico servizio. Si utilizzò dunque una modalità definitoria mista, poiché si metteva in risalto al contempo, e in questo caso equivocamente, sia il rapporto soggettivo che doveva intercorrere tra l'ente pubblico e l'agente, sia il contenuto obiettivo dell'attività svolta. Nessuna delle funzioni o servizi però venne definita nel dettaglio, e questo non accadde per una svista o un accidente. Il codificatore fascista, infatti, aderendo come noto a una concezione sanzionatoria del diritto penale, ritenne che questi concetti potessero e anzi dovessero essere ricavati da delle supposte nozioni dominanti nell'ordinamento, in particolare in quello giuspubblicistico. Bastava un rimando, insomma, del resto il diritto penale non poteva incaricarsi di null'altro perché, secondo quest'ottica, stava già agendo in territorio straniero. Anche a questo giro, l'individuazione dei pubblici soggetti non diede grande prova di sé, specie nella prassi, e a non produrre frutti fu, tra le altre cose, l'idea che si potesse rinviare così, puramente e semplicemente, alle nozioni di funzione e servizio amministrativo come se fossero dotate di connotati ben definiti sul piano giuspubblicistico. Un'assunzione questa che si scontrò sin da subito con le rilevanti mutazioni economiche e sociali che il nostro ordinamento stava sperimentando. Anzitutto, in quegli anni si erano compiute le prime rivoluzionarie forme di interventismo statale nell'economia, che in campo giuridico segnarono anche la nascita del cosiddetto diritto pubblico dell'economia. Veniva meno, insomma, la distinzione tra attività pubblica e commerciale, con lo Stato che diventava anche imprenditore,
E poi in un secondo momento, con l'avvento della Costituzione e l'affermazione dello Stato sociale, si riconobbe anche il principio di pluralismo amministrativo. Arrivati agli anni Ottanta, poi si intensificarono quei processi di liberalizzazione di matrice eurounitaria, ma condotti all'italiana, che lasciarono sul campo molti enti ibridi, con forma societaria ma con caratterizzazione marcatamente pubblicistica. E allora vedete, la combinazione di tutti questi fattori contribuì in modo decisivo a far crollare il paradigma ottocentesco di amministrazione in senso soggettivo e formale che il legislatore fascista aveva ancora in mente. E infatti, allargando la prospettiva sino a oggi, quel che successe in buona sostanza è che si passò da un'idea di pubblica amministrazione come soggetto dotato di connotati propri e distinti dagli altri enti, a una concezione di matrice eurounitaria proteiforme di amministrazione con geometrie variabili volta per volta in rapporto alle diverse esigenze e finalità del plesso di disciplina preso in considerazione. Se ci fate caso, infatti, la legge sul procedimento amministrativo dà la sua nozione di amministrazione, e così il testo unico sul pubblico impiego, il codice degli appalti e così via. Insomma, adesso a ciascun plesso la sua definizione, di modo tale che questa venga accordata agli interessi che vengono perseguiti in quel settore. Si può considerare dunque un ente pubblica amministrazione con riferimento a una normativa, ma non a un'altra, almeno non necessariamente. Una situazione di questo tipo, peraltro, ha finito per esasperare ulteriormente tutti i limiti della tecnica definitoria adoperata dal codificatore per le qualifiche pubbliche. Perché sospese come erano tra la valorizzazione dell'aspetto soggettivo del rapporto di impiego e di quello oggettivo della natura dell'attività svolta, per giunta descritta in termini tautologici e insoddisfacenti, le due norme si rivelarono in fin dei conti incapaci di orientare la prassi, specie nel panorama di entità giuridiche ibride che cominciarono a popolare il composito tessuto economico-produttivo italiano. In sostanza, la valorizzazione di elementi in certo qual modo opposti e comunque genericamente definiti, come il rapporto di impiego tra soggetto e ente pubblico e il contenuto delle mansioni svolte, ha di fatto permesso alla giurisprudenza di qualificare come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio tendenzialmente qualsiasi agente che presentasse una qualche caratterizzazione pubblicistica. Vuoi con riferimento all'inquadramento soggettivo, vuoi con riferimento ad aspetti afferenti alla tipologia di compiti espletati, fosse anche il generico interesse generale delle attribuzioni disimpegnate. L'esempio più eclatante venne dato dalla sentenza delle sezioni unite Carfì, del 1981, dove la Cassazione, nel tentativo di perseguire gli abusi nella concessione di fidi bancari, qualificò addirittura gli operatori dell'istituto di credito Carfilinares come incaricati di pubblico servizio, un risultato reso possibile per l'appunto proprio dalle segnalate aporie strutturali degli articoli 357 e 358 del Codice Penale. Di fronte a questa situazione, il legislatore tentò di correre ai ripari con la legge numero 86 del 1990, seguita poi a stretto giro dalla numero 181 del 92, con cui si modificarono numerose norme in materia di diritti contro la pubblica amministrazione, compresi gli articoli 357 e successivi del Codice Penale. A seguito della novella, la qualificazione dei soggetti pubblici è stata basata su un criterio prettamente funzionale oggettivo. Operando in forte discontinuità rispetto alle passate criteriologie, nel nuovo testo si elimina infatti ogni riferimento al rapporto di dipendenza con lo Stato o altro ente pubblico. L'attenzione invece viene focalizzata sulle sole caratteristiche dell'attività svolta, restando perciò relativamente indifferente il fatto che a compierla sia un soggetto dotato di una veste pubblicistica o privatistica, perché, come si è soliti dire adesso, si è pubblici soggetti per ciò che si fa e non per ciò che si è. Badate bene, quando si parla di attività, si parla di attività svolta in concreto,
In altre parole, la professione in generale esercitata è irrilevante, perché quel che conta è la mansione in concreto svolta durante l'attuazione della condotta antigiuridica, mansione che deve essere qualificabile come pubblica alla luce dei criteri forniti dagli articoli 357 e 358 del Codice Penale. Per farvi un esempio, la Cassazione ha escluso che sia pubblico ufficiale il presidente di un consiglio dell'ordine forense quando organizza convegni di studio non riconducibili alle sue attività istituzionali. Scendendo più nello specifico, ai sensi dei novellati articoli 357 e 358 del Codice Penale, possono essere qualificati come pubblici soggetti coloro che esercitano almeno una delle tre medesime attività già richiamate in precedenza, ossia quella legislativa, quella giudiziaria e quella amministrativa. Quindi vedete, ancora una volta, le diverse funzioni dello Stato vengono di nuovo parificate sul piano del regime giuridico della responsabilità penale di chi le esercita. E per quel che concerne invece la parametrazione di queste tre diverse funzioni valide a rendere pubblico ufficiale il soggetto che le esercita, su quella legislativa e giudiziaria non si sono compiuti sforzi di tipizzazione. E l'omissione però è giustificata dal fatto che l'individuazione dei soggetti che le esercitano non ha mai dato luogo a particolari difficoltà nella prassi. E il dato non è casuale, perché qui infatti i due elementi normativi impiegati per identificare le funzioni, ossia i termini legislativa e giudiziaria, permettono di ricollegarsi immediatamente a dei plessi normativi precisamente individuati, ossia gli articoli 70, 117 e 101 e successivi della Costituzione, oltre che ai regolamenti della Camera dei Deputati e del Senato e al Regio Decreto numero 12 del 1941 sull'ordinamento giudiziario. Tutte disposizioni, queste che, a tacer d'altro, consentono quantomeno di individuare i principali titolari delle relative funzioni, rispettivamente i membri della Camera, del Senato, del Consiglio regionale, gli esponenti della magistratura. I problemi, piuttosto, si presentano quando vi è la necessità di definire la posizione soggettiva dei cosiddetti gregari, ossia di coloro che esplicano mansioni strumentali a queste due funzioni. E questo problema perché si verifica? Perché il legislatore del 1990 ha omesso di precisare la qualità e la consistenza del contributo tipico necessario per l'integrazione della qualifica pubblica. Perciò la giurisprudenza si è trovata a dover decidere, caso per caso quali attribuzioni accessorie ricondurre o meno nel novero delle funzioni pubbliche. Arrivando infine all'attività amministrativa, che è stata storicamente la più discussa, il legislatore ha stabilito un criterio identificativo espresso per tentare di fissarne i confini da quella privata, quantomeno agli effetti penali. Tra le varie soluzioni a disposizione, si è optato per una incentrata sulla tipologia di disciplina deputata a regolare la mansione disimpegnata e quindi si è stabilito che sono amministrative soltanto quelle attività disciplinate da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi. Questo è il cosiddetto confine esterno superiore, con esclusione delle sole mansioni d'ordine e della prestazione di opera meramente materiale, il cosiddetto confine esterno inferiore. Nell'ambito dell'attività amministrativa così delineata, infine, si è confermata nuovamente la ripartizione interna tra la funzione esercitata dal pubblico ufficiale e il servizio, che invece è prestato per l'appunto dall'incaricato di pubblico servizio. Stavolta, però, questa distinzione interna la si è incentrata esplicitamente su degli elementi preindividuati relativi all'esistenza o meno di poteri autoritativi, certificativi o, si potrebbe riassumere così, rappresentativi. In sintesi, quindi, si può osservare come il legislatore abbia deciso di segnare i confini dell'attività amministrativa pubblica da quella privata in due direzioni, verso l'alto sulla base della natura della disciplina che la regola, verso il basso, guardando alla consistenza delle mansioni effettivamente svolte. Per il codice penale, dunque, la qualifica di agente amministrativo
non costituisce un predicato della tipologia di scopo che si deve soddisfare esercitandola. Tantomeno è deducibile dalla natura dell'ente presso cui si opera o dal legame che con questo ente intercorre. Essa piuttosto rappresenta il prodotto di una valutazione complessa, centrata sulle caratteristiche delle regole che danno corpo all'attività svolta in concreto dall'autore al momento del fatto. Nonostante lo sforzo profuso per rendere più tassativa la delimitazione degli agenti pubblici, specie con riferimento all'attività amministrativa, i criteri di qualificazione non hanno prodotto gli effetti auspicati, tantomeno nella prassi. La ragione principale, a mio avviso, la si può rintracciare nella loro normatività debole, per così dire, ossia nell'incapacità degli elementi normativi che sono stati adoperati di ricollegarsi univocamente a un plesso di disposizioni preesistenti che consenta quindi di desumere ex ante con chiarezza, che consenta quindi di desumerne ex ante con chiarezza il loro significato. E difatti, partendo dal cosiddetto confine esterno inferiore, il riferimento alle mansioni d'ordine o meramente materiali è stato ripreso da una legislazione giuslavoristica abbandonata sin dal 1980, quando con la legge numero 321 le carriere civili e militari sono state riordinate sulla base di più analitiche qualifiche funzionali. Ecco quindi emergere la prima traccia della normatività debole di cui vi ho appena parlato, perché col nuovo assetto normativo stabilire a quali qualifiche funzionali corrispondano le citate mansioni d'ordine meramente materiali non è immediato, di fatto libera uno spazio interpretativo che in definitiva attribuisce al giudice il potere di stabilire a cosa esattamente questo concetto si riferisca, cosa esattamente significhi e dunque a quali casi lo si possa applicare. Al modo, insomma, dei cosiddetti Wertbegriffe, ossia degli elementi valutativi, specie di stampo etico-sociale. La dimostrazione la si ha ancora una volta andando a confrontarsi con le pronunce adottate e difatti, a fronte di una giurisprudenza di legittimità che nei suoi obiter dicta concorda con la dottrina dominante, ritenendo che l'espressione, pur desueta, possieda comunque un significato laico agevolmente comprensibile, mirando in buona sostanza a escludere dalle attività pubbliche tutte le mansioni prive di autonomia, ausiliarie, elementari, esecutive di scelte e indicazioni altrui o comunque richiedenti principalmente la spendita di energia fisica. Ecco, pur a fronte di questo, quando si passa dagli obiter o dalle premesse di principio alla concreta determinazione delle qualifiche da attribuire agli agenti, sono molte le decisioni che hanno ritenuto incaricato di pubblico servizio, ad esempio, i bidelli di scuola elementare o gli operatori obitoriali. E che dire poi delle recenti sezioni unite numero 6087 del 2021, che hanno ritenuto di pubblico servizio a fini penali addirittura la mansione di scassettamento delle slot machine da parte del loro privato gestore. Cosa ci sarà mai di più materiale dell'attività di svuotamento della gettoniera di un apparecchio da gioco elettronico? E badate che le conseguenze applicative non sono certo trascurabili, quindi non ci si limita a compiere uno sterile spostamento di mobili da una stanza a un'altra, ma si rivoluziona completamente lo statuto penale applicabile alla gente. Prendendo l'ultimo caso che vi ho citato, infatti, venire qualificati come pubblici soggetti significa anzitutto passare dalla fattispecie di appropriazione indebita a quella di peculato, quindi da una pena che va da 1 a 4 anni a un'altra che va invece da 4 a 10 anni. Ciò si porta dietro anche l'impossibilità di giovarsi dell'articolo 131 bis del codice penale per incontinenza dei limiti edittali del reato e poi vi è la possibilità, tra le altre cose, di applicazione di pene accessorie perpetue e l'esclusione di strumenti premiali per la sua recente inclusione nei cosiddetti reati ostativi di cui all'articolo 4 della legge sull'ordinamento penitenziario.